Buongiorno a tutti, è una bellissima occasione. Io sarò molto breve, però come diceva Maddalena è vero che si possono raggruppare alcuni dei fondi che ci sono all'interno di Nomus, anche perché la ragione per cui ci sono arrivati deriva anche da degli interessi di magari qualche studioso, in questo caso io, e dopo vedrete anche l'amico e collega Alessandro Bratus, che occupandosi di un certo tipo di repertori musicali entrano magari in contatto nelle loro ricerche con compositori o con eredi di compositori, e poi viene fuori però c'è Nomus, no? E quando spesso si incontrano magari eredi di compositori che hanno a casa dei materiali che non sanno avere un'importanza storica, e vi spiego subito perché. Adesso apro il primo, se si apre. Perché dico non sanno avere un'importanza storica? Perché, per esempio, il fondo che io curo, che è dedicato a Gino Marinuzzi Junior, che vedete qui nell'immagine. Gino Marinuzzi Junior è un compositore nato nel 1920, morto nel 96, figlio del grande direttore d'orchestra Gino Marinuzzi Senior, che diresse alcune delle più importanti orchestre del mondo. E lui è stato più che altro attivo in tanti campi, quello certamente della composizione, ma almeno due che sono dei campi meno noti magari per il grande pubblico oggi, che sono la musica per il film, per il cinema, e per la televisione, per la radio, cioè tutta quella che è un campo che si può chiamare musica applicata, e la musica elettronica. E lo è stato in un momento in cui la musica elettronica nasceva in Italia, è stato un pioniere, per cui qui vedete una selezione di immagini tratte dalla sua attività, dal suo archivio. Per cui alla fine io, da studioso, inizialmente mi ero interessato a queste cose, poi conoscendo Maddalena, ai tempi non esisteva ancora Nomus peraltro, quindi questo è uno dei primi fondi che è arrivato a Nomus, grazie all'aiuto di Maddalena io ho iniziato a digitalizzare i nastri che giacevano in un armadio di casa sua, ma nessuno era più in grado di leggere peraltro, perché erano nastri magnetici. C'erano le figlie che si chiedevano anche loro che cosa fossero, sapevano che il padre era stato un pioniere dell'elettronica a Roma, quindi non a Milano. A Milano, sapete, c'era lo studio di fonologia, che è diventato chiaramente, per ovvie ragioni, uno dei principali punti di interesse del mondo, ma a Roma non c'era uno studio di fonologia, c'erano tante realtà molto, molto spezzettate in cui qualcuno, tra cui soprattutto direi Gino Marinuzzi Junior, sperimentava con l'elettronica nascente. Lui si fece costruire sul suo progetto, completamente a mano, un grande sintetizzatore chiamato PhonoSynth, che adesso è conservato presso il Deutsches Museum di Monaco. Era un sintetizzatore di queste dimensioni, un armadio modulare che teneva in casa oppure teneva in alcuni studi vacanti per Roma, in cui faceva le sue sperimentazioni. Cosa era la cosa interessante? Ecco, vedete, qui c'è per esempio un nastro, una scatola di un nastro che abbiamo qui sopra. Qual è la cosa interessante? È che lui, come poteva sperimentare l'elettronica? Il modo che a Roma i compositori avevano per sperimentare l'elettronica era soprattutto il cinema. Cioè il cinema pagava in un certo senso, almeno non tantissimo, però perlomeno dava la possibilità di fare un po' di sperimentazioni. Non c'era la RAI a Roma, ma non c'era lo studio di fonologia della RAI, che invece era a Milano, e per cui i compositori si dovevano un pochino arrabattare. Nel fare questo è venuto fuori questo pioniere, che ha lavorato anche con Berio, ha lavorato anche con Maderna, però oggi magari ce lo ricordiamo meno. Ecco, questa è la caratteristica di un fondo. Io qui mi sono portato giusto due esempini da farvi vedere o sentire, per farvi capire chi è. Magari non ricordate il nome, oppure ecco, questo qui è il PhonoSynth, vedete questo armadio, come vedete qui in questa immagine. E volevo farvi sentire che cosa vuol dire suono e musica elettronica, e dove li possiamo ascoltare. Qui ho fatto un piccolo montaggio di film in cui si sente le sperimentazioni che faceva negli anni 50 e 60 Gino Marinuzzi Junior. Sono dei documentari. Questo vento che sentite è un vento elettronico.
si sonorizzavano in questo documentario erano muti. Questa invece è una versione televisiva dell'Antigone di Sofocle. Quello che sentite è un pezzo per coro ed elettronica. Questo è un documentario molto importante dell'ENI, diretto da un maestro del documentario, e sentite questi suoni, vedete anche queste immagini un po' d'avanguardia. Questo invece è un peplum, ecco, un altro luogo in cui si trova molto suoni elettronici. Magari non un film memorabile, però interessante dal punto di vista sonoro. Questo vento che sentite è elettronico, e sentite questi suoni. Questo invece è una sequenza di un film di Lattuada, La mandragola di Lattuada, in cui vedete un Totò che interpreta Fra Timoteo nella cripta. È solo un piccolo spezzone. Questo invece è un horror di culto che si chiama in italiano Terrore nello spazio di Mario Bava, che ha tutti i suoni elettronici e non, anche acustici, fatti da Gino Marinozzi. E questi sono gli zombie che si svegliano. Un po' di effetti speciali d'annata, diciamo. Altro film di Lattuada. Questo è particolare perché sentite, i suoni elettronici sono fatti da Gino Marinuzzi Junior. La musica è fatta da Ennio Morricone. Questo era un altro aspetto delle sue attività. Era uno che collaborava con altri compositori perché aveva questo sapere artigianale, se volete, e tecnico, per cui collaborava con altri. Era un grande amico di Nino Rota, un grande amico di Alessandro Cicognini, e ha collaborato tra gli altri anche appunto con Morricone. Non ha fatto solo film, diciamo così, appunto un po' d'avanguardia, giusto per farvi, poi lascio veramente la parola, però ha lavorato anche molto per la televisione, con anche una modalità musicale molto più, diciamo, corrente. E per esempio Il Conte di Montecristo, che è un sceneggiato che ebbe molto successo in Rai, le musiche sono le sue, il suo famoso tema è opera appunto sua. Questo, beh, forse chi si ricorda Conte di Montecristo si ricorderà anche questo tema, che è molto dominante. E da ultimo ebbe un'attività, così come i suoi colleghi milanesi, anche nel campo dei radiodrammi, della ricerca radiofonica. Una delle sue opere radiofoniche più importanti è La signora Paulatim, che è un tratto dall'omonimo racconto di Italo Calvino, che ne scrisse anche il libretto. È un'opera, quindi per cantanti, elettronica e voce, e un narratore per la versione radiofonica. Poi esiste anche però una versione che andò in scena con la regia di Filippo Crivelli, andò in scena a Napoli, con l'orchestra di Napoli. E vi faccio sentire giusto per farvi capire, e poi saluto, un piccolo estratto per farvi capire lo spirito, uno spirito giocoso, questa azienda, no, della signora Paulatim e del commendator Paulatim, che lavorano, e quindi c'è l'elettronica perché loro sono degli imprenditori milanesi. E è una vicenda abbastanza comica, e ma faccio sentire giusto per farvi capire il tipo di capacità anche musicale di... Scusate, dove è finito? Scusate, fermo un attimo che è un po' bassino. Capacità anche di governare con linguaggi musicali, quindi poteva scrivere tonale, poteva scrivere simile avanguardistica, e qua proprio diciamo da opera buffa con però l'elettronica. Vediamo se si sente un po' di più. Questa è sotto il mitragliamento delle macchine da scrivere. Mm.
Paulatin apre la porta con su scritto segreteria privata del commendator Paulatin. Scopre il marito abbracciato alla segretaria. Gesto operistico. Giusto per darvi un assaggio, capito? La capacità di veramente mimetizzarsi e di governare, soprattutto. Era un compositore di formazione molto seria e capace veramente di indossare varie vesti. Ecco, io spero di avervi così incuriosito. Abbiamo su le sue partiture, solo quelle per musica per film. Lui ha fatto anche poi partiture che però sono a Roma in questo momento, di musica a concerto, e abbiamo i suoi nastri che abbiamo digitalizzato completamente, quindi sono ascoltabili anche in digitale qui a Nomus. Grazie.